insomma, per divulgare quelle che sono le iniziative istituzionali che il Movimento 5 Stelle ha portato e sta portando avanti su, in merito a quanto accaduto. Innanzitutto cominciamo a dire che, a nostro parere, il sindaco è assolutamente politicamente responsabile per di quanto accaduto. Non è che lo diciamo per punto preso, che questa sia una cosa opinabile, lo diciamo perché la legge, lo dice il testo unico degli enti locali, che il sindaco è il primo responsabile della sicurezza dei cittadini. Questo non è il primo evento alluvionale e Zubani non è certo un politico appena eletto, è a secondo mandato, ha avuto incarichi tra cui quello di assessore al territorio, quindi è lui, insieme a tutti i partiti che sostengono questa amministrazione, politicamente responsabilità di quanto accaduto. Poi delle responsabilità penali e giuridiche, sapete meglio di me che la magistratura ha aperto un'indagine che farà il suo corso e su cui assolutamente presteremo attenzione. Dicevamo, sindaco responsabile a nostro avviso anche parzialmente di quanto accaduto in piazza. Abbiamo letto il comunicato della maggioranza, è vero che il sindaco in qualità di responsabile della sicurezza pubblica non si doveva permettere di esprimersi in questo modo in un momento di grande tensione, ed è solamente per mezzo delle persone presenti a nostro video e delle forze dell'ordine che hanno ben operato che non si è sfociato in episodi più gravi. Alla fine la manifestazione fino a quel momento era stata una manifestazione dura ma assolutamente civile e l'episodio è stato assolutamente circoscritto, quindi qua probabilmente si è andati un pochino oltre. Poi passiamo un po' alle cose pratiche. Noi abbiamo presentato una mozione di sfiducia, noi tre consiglieri, quindi non è una mozione di sfiducia del nostro gruppo consigliare, ma è stata depositata con le nostre firme personali dei tre consiglieri, è stata ad oggi firmata da quasi tutta l'opposizione. Attendiamo che anche qualche consigliere di maggioranza si assuma le sue responsabilità e vada in ufficio di presidenza a mettere le cose nero su bianco. Per quanto riguarda poi gli interventi che sono necessari per quanto riguarda i nostri cittadini, che sapete qual è la situazione economica e sociale di Carrara, non serve che ce lo ricordiamo oggi. È importante in questo momento che tutte le forze politiche si attivino, perché abbiamo bisogno di una serie di interventi a supporto anche di natura finanziaria della città. In particolare mi riferisco a tutte le scadenze fiscali che sono prossime. 16 novembre la rata IMS, c'è la trimestrale IVA, a fine mese ci sono gli acconti IRPEF, a dicembre ci sono poi le imposte comunali. Tutte le forze politiche, a cominciare dal Movimento 5 Stelle, che interverrà a breve in Senato su questo punto tramite i propri portavoce, deve chiedere un intervento al governo, perché i nostri cittadini hanno bisogno di un supporto anche dal punto di vista finanziario. Poi c'è l'altro passo, quello successivo, cioè il territorio ha bisogno di essere messo in sicurezza, e quindi anche qua dobbiamo chiedere a tutte le forze politiche, a cominciare dalla nostra, di attivarsi affinché vengano stanziati fondi per interventi seri per limitare il rischio idrogeologico del nostro territorio. Un'ultima cosa, poi Francesco parlerà della richiesta di convocazione del Consiglio. Dobbiamo ringraziare ovviamente tutti i cittadini che in un momento insomma, così drammatico e disastroso si sono rimboccati le maniche e sono andati ad aiutare chi è stato più duramente colpito. Così come dobbiamo ringraziare tutti i cittadini che sono arrivati anche da altre città. Per quanto riguarda i prossimi passi, noi successivamente a questa conferenza stampa ci recheremo in comune, dove depositeremo una richiesta di convocazione al Consiglio Comunale. Anche per far questo occorre un numero di firme di consiglieri che oltrepassa i limiti del Movimento 5 Stelle, perché servono 5 firme. Queste riteniamo di poterle raggiungere abbastanza agevolmente già oggi stesso, perché ricordiamoci che prima viene presentata la richiesta, prima viene svolto il Consiglio Comunale, che ha tempo 20 giorni, quindi purtroppo sono tempi molto dilatati, ma
questa è la realtà e su questa realtà dobbiamo, con questa realtà dobbiamo fare i conti. La proposta nostra è quella di svolgere una seduta di sole interrogazioni o interpellanze, mozioni e ordini del giorno, non solo sull'alluvione ma anche sui fatti connessi, perché è inutile che discutiamo solo i problemi legati all'emergenza, ma dobbiamo guardare anche i problemi legati alla gestione del territorio. E su questo il nostro sindaco ha le mani indubbiamente molto lunghe. Considerando per esempio che ci sono delle zone in prossimità di Villa Cesi che sono urbanizzate